a fare serata, ma è possibile che ogni sera dobbiamo fare la stessa storia? E dai, esplicati, forza! Ma che da lui? Tu stai venendo? Ma bene, ti ha! Ma tu non lo sapevi che la musica napoletana viene dalla Sicilia? Ma sta zittuata! Guarda, no! Guarda, no! A proposito, bello, ma dove mi porti a fare lo spettacolo stasera? Non ci capito, bello, stai portando per figa Micarilla, ma che locale è? Un locale a luci rosse, a Rosso Bar, alla Potenza. Tu stai portando da un locale zuzzuzzo, in un locale a luci rosse, a me! Ma che ti incazzo, che ti incazzo? È chiaro che mi incazzo, no? Ma preparavo di cibo primi, ma preparavano poco. Ma che non preparavano? La data è fissata, mi fu spettacolo e guarda l'altro scritto. E sto guardando, mi facevano un bel capello fashion, un bel bianco ginzato, tutto tirato e gelato. Guarda, io a lui non mi fa bene. Sto guardando, sto guardando. Guarda, ci parlo tutto per forza. Ma come? Mi tanto piano! Mi dispiace Marco, ma io non posso far morire una persona solo per soddisfare il tuo egoismo, ecco. Cioè, egoista io! Egoismo, l'ho detto. Noi stavamo nella stessa macchina tutti e due. E mi dà spatto, bacio muro, tutti e due. Io muoio e lui no. E sono pure egoista. Certo che ti ripori la ragazzina, cango. Vieni qua, ragiona. Oh, non c'è ragione che giustifichi l'intrusione in paradiso di una persona qualunque. Perché? E se questo felice De Chiara è stato nella sua vita, un peccatore? Non signor, qua peccatore! Quello, è tutto casa e chiesa. È gentile, simpatico, caruccio, una brava persona. Ha sempre osservato tutti i comandamenti? Tutte e quindici ha osservato. No, è una persona di voi eccezionale. Comandamenti sono 10. Hanno cagnato! No! Ma chi è talmente osservatrice? Se ne fate 5 in più, Non mi guarda! Non ti tocca! Non ti mettete dentro l'asso! Non ti gratta! Va bene, sei per l'usuria? Ah, le donne, L'usuria, le donne, chissà quante l'usuria! No. Le donne, come no? Lui sembrava una donna senza i baffi, sì! Da votando scaglio più. Malgioglio, esci fuori Malgioglio! Vedi bene. Ma che siete proprio sicuri che questo felice De Chiara deve venire proprio qui in paradiso? Ma certo, perché sennò io che ci stavo a fare qua per avvisare? È quello che ho detto pure io prima. Ma siamo le sughe felici di venire ancora qua in mezzo a noi? Ma com'è possibile? Ma quello non si era fatto niente. E il piede? La mano? E il piede è infettato la mano. Non sta mai fermo. Usi a rotare l'occhio, lo tene in mano. L'occhio, vabbè. Vorrei dire che oggi stesso potrai riprendere il tuo posto al ricevimento delle anime, Sei contenta? Sei contenta? E allora sai che facciamo? Festeggiamo! Festeggiamo! Ma che Claudio, che giubilo! Festeggiamo! Oggi l'altro festeggia! Bene, su, ditemi! Com'è questo felice De Chiara? Com'è? È un pezzo di pane! Tosta! Tosta? No! Duro alle tentazioni! Bianche! Bravo! E perché vire bianche? E perché con il rosso non si vede il colore naturale della pelle! Ma non mi piace, solo qua! Come si chiama? Solo puoi sapere come si chiama? No, no, aspetta, te lo dico io! Tu hai una fantasia esagerata! La taverna dei sette peccati! Ma qua taverna dei sette peccati! La porcella Mustafa! Ma qua porcella! Lui lo chiede e lei lo fa! Ma stai zitto! La casa della porchetta! E la casa della porchetta! Quali? Ma ancora non gliel'hai detto! Non ci riesco, dici! Ma allora glielo dico io! No, ma io ci riesco, dove stai? Io ci riesco! No! Dai! Fattelo dire da lui! Già, dice, come si chiama? Paradiso! Hai capito? Veramente! Ma sì! Mo sai che tiene una capa tanta! Tu lo sai, io con tutta la mia immaginazione da solo non ci sarei mai arrivato! E Cafuli, ti ho fatto venire io, Cafuli! Io ti ho fatto entrare! Io ti sono venuto a pigliare! Ma che hanno via la percentuale, questi tre? Ma tu lo sai che se c'è una cosa che io non mi ricordo nelle presentazioni, sono proprio no! Mo tutti cara, mo no, non c'è bisogno! Inizia per A e finisce per O. Amedeo! I ragionetti che femminile! Oh signore! A! Angelo! Angelo! Sì! Chi stai Angelo? Angelo, fuoco custode! Senza la O! Senza la O! Senza la O! Ma che lei non va ci dici? No, è stato l'anziano,
Angelo Custode. Paradiso. Il Padre Eterno. L'Angelo Custodo. Stanno facendo uno scherzo. Ti tengo una levanza, c'è il gabinetto. Date pazziane, date pazziane. Ah! È molto felice di Diana. Sì, sì, l'ho capito. Marco, ma che suona strana. Sì. Ho sognato che stavamo in paradiso. Io pensavo di stare in un locale a luci rosse. Bravè. E quando mi sono svegliato, sono svenuto. E perché sei svenuto? È perché ci visse l'Angelo Custode. Vuoi da bere? Madonna! Ma non li avevo tu, non li avevo nella cava. E da bellissima. Felice! Ci sta gente, io forza! Fuori! Giusci! Madonna che male capa! Ma che suona strana! Veramente! Ehi Marco, ho sognato che stavamo in paradiso! Veramente! Io pensavo di stare in un locale a luci rosse! E quando mi sono svegliato, sono svenuto! No. Poi nel sogno che sono svenuto, sono rinvenuto e sono risvenuto! Perché oggi ho visto l'Angelo Custode, che stava proprio qua vicino a... Madonna! O sai che sei una chiavaca? A 10 anni mettevi le mani nelle cartelle dei tuoi compagni! Anche questo è vero, ma perché io ero povero, non potevo comprare neanche una penna. Là da mattina arrivava una penna bianca, una penna rossa, una penna gialla, una penna verde, e tutti hanno una penna nella vita. Allora dico io, vogliamo condannare la povertà? Sì! Siete schifo, un colpa, bravi all'interno, A 13 anni scrivevi le giustifiche per i tuoi compagni. Bravo. Che facevano filonasco. Ma perché avevo già la fantasia dell'artista. Allora dico io, vogliamo condannare l'artisticità? Sì! Dannacino, 2 volte, perché una volta non parlo, la capo sotto di là. Oh, tu così in mano non state mai ferme, non mi state mai a sentire. Ma che abita della scuola che è? Ma perché mi sta sempre a culo? Perché lei, mio caro Felice, lei è il tuo Angelo Custode! No! No! Matrimonio! Questa è proprio una vaiazza! Pronto? Favesona! Sì! Falsa! Subito! No, ma io mi metto scuola e te ne Angelo Custode come anche questo. E poi la amici mia che dice? Ma chi tiene come Angelo Custode una zammara? Subito, arriva, arriva. E fate, oh, metto viva voce. Pronto? Salutamelo. E vai, là, fammi sentire una voce. Va bene, va bene. Ci penso io, non vi preoccupate, ci sistemo io tutto, non vi preoccupate. Normale amministrazione. Ci sono delle scadenze. Ah, tiene qualche cambiale che scade oggi. Ma che paraviso scade nel cambiale, mo? Poi una domanda ci fate. Bella. Ma non ci sono cambiali qua. E beati voi. Noi stiamo soffocati e ripeto. Qui non ci sono tratte, non ci sono tasse, non ci sono adempimenti erariali. È proprio un paradiso. Fiscale. Ognuno ama il prossimo, sia tutti buoni, nessuno è pessimo. Tu sei dei nostri, si vede già l'avviso. Resta con noi, come in paradiso. Ancora non capisci ma che cosa vuoi che sia. Se ti comporti bene, qui nessuno ti mangia via. Il paradiso è un posto interessante, un po' noioso, però rassicurante. Quando sei triste ti tornerà il sorriso. Resta con noi, welcome in paradiso. Resta con noi, welcome in paradiso. Tutti insieme, scridate con me. Resta con noi, lo vi rigalevano, dai. Bravi, bravi. 2067. 2067. Facciamo 2064. No, mi dispiace, ma 3 anni ce li ha rimetto. Ma perché? Oh? Vuol dire che spicchierai un poco prima. Ma che vuoi, ragazzino? Io quando dovevo morire? Ma noi 77.
2080, va? Oh, ce l'ho no, perché io non ce la faccio a fulare, io mi vengo a pera a salire, ne viene già, no io. Ma si è fu, 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 ma fu, che fu, che fu, che fu, 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 fu. Quello che hai fatto tu lo possono fare pure loro, ehi. Vengono qua, cambiano la data e siamo punti da capo. Oh. Mamma, ma allora siamo morti veramente. E da Cirito siamo morti. Cioè, vengono qua, vengono in coppo libre. Siamo qua. Cagli una data, in coppo libre. Coppo libre, cagli una data, in coppo libre. Coppo libre. O libre. Ma si lo trovano libre. E fu in fu. E si trovano a nulla. Ma chi si trova a nulla?